Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video spesa di più. Sono andata ieri sera a fare la spesa in questo discount. Non ho comprato tantissime cose, però mi faceva comunque piacere condividerle con voi. Parto subito dalle cose che poi devo mettere nel congelatore. Ho preso due tipologie di pesce: un semplicissimo nasello da 368 grammi, questo qui classico. E poi ho preso due sogliole di queste, ve ne faccio vedere una sola, ma sono due congelate della marca Sotto Zero da 180 grammi. Una confezione di budino crème caramel della marca Latte Reggiano. Questo è veramente molto buono, quindi ogni tanto lo prendo. Poi ho preso una confezione di dessert alla frutta della Müller al gusto limone e sono praticamente quei dessert che hanno il doppio strato. Sotto c'è lo yogurt, sopra c'è la preparazione alla frutta, che in questo caso è al limone. Voi andate poi a mescolare, se vi piace ovviamente mescolarlo insieme allo yogurt, altrimenti potete anche mangiarlo così, però io personalmente lo vado a mescolare e diventa una specie di yogurt cremoso al limone. Non so come spiegarvelo, però assomiglia tantissimo a uno yogurt molto denso e molto cremoso. C'era anche al lampone e alla fragola, però questa volta l'ho preso al limone. E sempre della Müller ho preso due yogurt, una confezione da due, al cocco con pezzi di cocco interi. Poi cambiamo genere, ho preso una confezione da 4 di uova della Tiguglio, poi una confezione di latte scremato a lunga conservazione cuor di malga. Io sinceramente il latte non lo bevo mai, questo non è per me, però diciamo che viene apprezzato in casa mia. Una confezione di fiocchi di mais della Kellogg's. Poi un prodotto che ormai da qualche mese in casa mia non manca mai sono le noci. Noi prendiamo queste qui nel guscio della marca Tucano. Poi ho preso due tipologie diverse di mela. Queste che sono quelle verdi e sono le mele golden. E poi ho preso le mele marlene, che sono queste qui rosse e gialle, diciamo che hanno due colorazioni, queste sfumature. Sono entrambe molto buone, secondo me. Le ho prese diverse questa volta per variare un pochino. Poi ho preso i miei amatissimi taralli, questa volta li ho presi al gusto pizza e la marca è Paniere della Bontà. E sono veramente buonissimi, secondo me. Questa è una tipologia di taralli che io trovo veramente gustosissima. Quindi, quando vado al di più, li prendo nella versione classica oppure nella versione così aromatizzati al gusto pizza, io li adoro. Poi, mentre giravo tra i vari scaffali del supermercato, ho notato un piccolo carrellino messo quasi in un angolo, un pochino nascosto, che era pieno di prodotti che sono rimasti invenduti dopo le feste di Natale. C'erano dei torroni, dei cioccolatini, dei piccoli panettoni, c'erano un sacco di cose. E tra queste cose ho trovato anche lo zenzero disidratato tagliato a cubetti. È mezzo chilo, scade nel 2021, quindi ho un sacco di tempo per mangiarlo e ho deciso di prenderlo perché era in offerta e perché comunque a me lo zenzero tagliato a cubetti senza zucchero, perché non ha la granella di zucchero sopra, mi piace tantissimo. E quando l'ho visto ho pensato che non potevo farmi sfuggire questa offerta. Poi cambiamo completamente genere perché passiamo ai prodotti non alimentari. Ho preso una confezione di sacchetti classici per l'immondizia, quindi quelli che hanno le maniglie, proprio quelli classici. Poi una confezione di guanti usa e getta, questi sono quelli senza polvere, perché quelli con la polvere sinceramente mi danno fastidio, non tanto a livello di cute perché non mi danno nessun tipo di irritazione o di allergia, però mi dà proprio fastidio, la polvere va a finire da tutte le parti, quindi mi dà fastidio e preferisco quelli senza. Poi ho preso una confezione di sapone per le mani, questa è una ricarica, quella classica da poi andare ad inserire nel vostro portasapone. Io di solito prendo la profumazione arancia e zenzero, questa volta invece ho preso il sapone neutro, semplicemente perché quello che volevo io, l'arancia e zenzero, era in cima allo scaffale dietro ad altre cose, quindi avrei dovuto praticamente arrampicarmi sullo scaffale e per questa volta ho deciso
deciso che non ne avevo voglia di fare troppo traffico, diciamo così, e ho deciso di prendere quello più comodo ed era questo qui neutro. Poi come ultimo prodotto ho preso questo intensificatore di fragranza, che sono quelle palline molto piccole che andate ad inserire nella lavatrice quando fate il bucato. Questa come profumazione è un po' indefinita, qua c'è scritto Golden Delight, però in realtà io non so definirla, perché è una profumazione sicuramente abbastanza somigliante al classico detersivo neutro, però ha quel tocco in più che sembra quasi di vaniglia. Non vi so spiegare, perché io i profumi non li so descrivere e non so assolutamente come rendere l'idea. A me sembra un detersivo con un pochino di vaniglia aggiunta, però questa è la mia sensazione, perché Golden Delight in realtà non è una fragranza definita e specifica, e leggendo dietro ho notato che comunque non l'hanno scritto che cosa sia. Quindi lo proverò, vedrò quale sarà l'effetto finale sul bucato e deciderò se mi piacerà o se non mi piacerà. Bene ragazzi, questa è tutta la mia spesa, come vedete non sono tantissime cose, però mi faceva piacere condividerle con voi, soprattutto perché sul supermercato di più ho abbastanza richiesta, ci sono persone che mi chiedono di fare i video spesa di più, quindi quando mi capita di andarci e magari compro più di una cosa lo faccio volentieri. Fatemi sapere nei commenti se andate anche voi al di più, io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.